Ora andiamo in streaming. Ok, profilo pubblico. Condividi sulla pagina. Ok, siamo in streaming. Buonasera a tutti. Verificate che si sia in streaming. Grazie. Tanto, perché ho il telefono scarico, ce l'ho lì dietro. Ok, siamo in streaming. Aspettiamo proprio qualche minuto per consentire a tutti di collegarsi. Di nuovo, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Susi, Antonella, Sabrina, Anna e Adriana, grazie di essere qui con noi questa sera. Aspettiamo proprio qualche secondo per consentire a tutte le persone in ascolto di collegarsi, di condividere sulle loro pagine Facebook. Direi che sono le 9:10, ci scusiamo per il ritardo, abbiamo avuto qualche problema tecnico su un video che proietteremo, però ci sarà la possibilità, qualora non dovesse vedersi bene, di vederlo poi e di condividerlo da YouTube. Allora, ne approfitto per ringraziare i nostri ospiti di questa sera, Sabrina, Anna e Adriana. Grazie alle assessore Susi e Antonella per aver organizzato questa festa della donna con molte iniziative, e una di queste iniziative si chiama proprio Donne in Dialogo. E per questo do la parola immediatamente ad Antonella che vi spiegherà di che cosa si tratta. Grazie, Antonella. Buonasera a tutti. Girl in Donna è un'iniziativa promossa dagli assessorati alla cultura e alle politiche sociali in collaborazione con l'associazione Intesa e con l'intento di esprimere il giusto riconoscimento alle donne gorlesi, omaggiandole per il grande impegno che mettono in tutto quello che svolgono per la comunità, per la famiglia, per il lavoro. E per l'occasione è stata allestita una mostra dedicata alle donne di Gorla Maggiore, ai loro volti sorridenti, ai loro sguardi fieri e gentili. È un modo per accendere le luci su di loro e metterle al centro della scena, ringraziandole per la loro presenza e per il loro contributo. È questo il significato della mostra fotografica Gorla in Donna, che è già stata allestita presso la Torre Colombera, ma aspetta di essere visitata quando ne avremo la possibilità, purtroppo. La mostra è anche l'occasione per ricordare una donna gorlese molto amata e recentemente scomparsa l'anno scorso, Etta Candiani, figlia del pittore, mecenate e imprenditore Paolo Candiani. Parte del progetto Gorla in Donna è anche questa serata dal titolo Donne in Dialogo, dove avremo modo di conoscere meglio tre donne gorlesi che hanno intrapreso percorsi lavorativi differenti e che si sono rese disponibili a condividere con noi le loro esperienze. Quindi vorrei ringraziare ancora la dottoressa Sabrina Luoni, l'avvocato Adriana Brosca e la scrittrice Anna Pagani per il tempo che ci dedicheranno questa serata. A parola Susi adesso. Bene, madrina dell'occasione dell'evento e della nostra mostra è Giusy Versace, atleta paralimpica e onorevole. E adesso vi proponiamo uno spezzone dell'intervista che abbiamo fatto qualche giorno fa. Quindi prego di mandare il breve tratto, il breve video. L'audio, prova Pietro, scusami l'audio.
il bello della diretta. Un attimo di pazienza. Nel far valere. Cosa vuol dire essere donna nel 2021? Ahimè, ancora vuol dire tanto e niente, perché ci sono battaglie per le quali ancora dobbiamo battere i pugni sulle scrivanie, alzare la voce, cercare di essere anche unite nel far valere quelle che sono le nostre competenze. Poi permettimi pure di aggiungere che se oltre ad essere donna hai anche una disabilità, spesso purtroppo subisci una doppia discriminazione tante volte. E faccio il caso proprio mio, che ho perso le gambe in un incidente stradale. E nonostante io fossi in giro per lavoro e ricoprissi un ruolo professionale anche importante, quando sono rientrata in azienda mi hanno trattata come se insieme alle gambe io avessi perso i neuroni, messa da parte in un angolo, un anno a fare solitaria alla scrivania, cercando di alzare la voce, riconquistando a fatica quello che era il mio ruolo e soprattutto dimostrare ai miei dirigenti uomini, ai miei capi, che io ero ancora in grado di produrre e di dare forza anche a quello che era il mio ruolo in quel momento. E rispetto a 15 anni fa, poco è cambiato. Ci troviamo ancora a parlare di quote rosa, ci troviamo ancora a parlare di violenza sulle donne, dei numeri che fanno tremare la sedia a chiunque, eppure comunque sono dei temi spesso fortemente sottovalutati. Ovviamente è difficile, però io dico sempre che difficile non vuol dire impossibile, vuol dire solo difficile, vuol dire che c'è ancora tanto da fare, ma la determinazione, il coraggio e la grinta a molte donne non manca. Dobbiamo solo continuare a crederci, a combattere affinché comunque la cultura e l'approccio della nostra società possa cambiare. Non so quanto tempo ci vorrà, ma io voglio credere che questo prima o poi accadrà. Perché le donne, se vogliono fare davvero squadra, diventano una macchina da guerra. Non è sempre così, perché a volte sono forse le peggiori nemiche di se stesse, le donne. Anche se devo dire che gli esempi belli di donne che si mettono insieme, uniscono la propria voce, portano avanti delle iniziative importanti, devo dire ce ne sono parecchie. Però io sono fortemente convinta che se si fa squadra gli obiettivi possono essere davvero grandi, i traguardi possono essere importanti. Quindi io sono fortemente convinta che il gioco di squadra fa la differenza, che c'è una fetta che compete in maniera agguerrita, ma c'è una grande fetta altrettanto grande che comunque si prende per mano e combatte insieme per tutte quelle battaglie che purtroppo ancora oggi, pur nel 2021, tocca fare. Rieccoci qui, ringraziamo Giusy Versace per la disponibilità. Potrete vedere il video integrale sulla pagina YouTube di Fare Comune e sulla pagina del sindaco. Ora arriviamo alle nostre tre ospiti. Presentiamo la dottoressa Sabrina Luoni, che è qui con noi. Buonasera Sabrina. Allora, ti ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Vi presento Sabrina. Sabrina Buonasera. Luoni è una donna gorlese, è medico sportivo e fisiatra. È laureata in medicina ed è aiuto medico presso il COF Lanzo Hospital nel reparto di riabilitazione. Oltre ad essere medico, Sabrina ovviamente è moglie e mamma di due maschi. Bene Sabrina, ti voglio rivolgere una prima domanda. Intrinseco nel ruolo di medico è entrare in relazione con l'altro, con il proprio paziente. Come l'essere donna contribuisce a costruire un rapporto empatico con il paziente?
Ma essenzialmente nel mio lavoro è di fondamentale importanza appunto l'empatia che si crea con chi hai di fronte, soprattutto perché hai di fronte qualcuno che è in una situazione di malessere. E da donna dico che spesso esce fuori quella parte di maternità che ci caratterizza, appunto perché noi oltre a essere medico siamo mogli, mamme. E quindi questa cosa della maternità viene fuori spesso quando è un paziente che sta soffrendo, semplicemente con la carezza, con prendergli una mano, ma a volte esce anche con quegli aspetti della maternità che noi da mamme viviamo, quindi cercare di accompagnare i nostri figli e nel mio caso anche i miei pazienti ad affrontare le difficoltà, ad affrontare quei momenti di tristezza, quei momenti in cui pensi di non riuscire ad arrivare a raggiungere la fine di un percorso, che nel caso dei miei pazienti è un percorso di tipo riabilitativo. Ecco, e quindi da medico e mamma esce proprio questo aspetto che non è semplicemente dare la mano, dare la carezza, ma anche a volte spingerli ad affrontare le difficoltà, come facciamo con i nostri figli, insomma. Quindi il fatto di essere donna e medico aiuta in questo aspetto di maternità, viene fuori proprio questo aspetto di maternità che è poi una parte importante di noi, insomma. Ecco, rispetto a quello che stai appunto dicendo, cosa ti gratifica di più della tua professione come donna nel rapporto con i tuoi pazienti? Beh, ovviamente è quando alla fine di un percorso, indipendentemente poi dal risultato che si è potuto ottenere, perché purtroppo in medicina sapete che i risultati sono a volte purtroppo variabili e possono andare da un risultato perfetto a qualcosa di meno perfetto e meno accettabile. La cosa che gratifica soprattutto è quando il tuo paziente, il parente, ti guarda negli occhi e ti dice grazie per quello che hai fatto. Grazie, appunto, indipendentemente dal risultato ottenuto, dal successo o dall'insuccesso. Ma capisci in questo ringraziamento che la persona che hai di fronte si è reso conto che tu hai preso a carico la persona, il paziente. Hai cercato di affrontare insieme a lui tutto il percorso, tutte le difficoltà e chi è di fronte la capisce questa cosa, cioè tu non ti preoccupi soltanto di riabilitare, faccio un esempio banale, un'anca operata che ha fatto una protesi. Quando una persona ti ringrazia, ti guarda negli occhi, ti dice veramente grazie per quello che hai fatto e perché tu hai preso in carico tutta la persona, non soltanto l'organo in questo caso. Quindi questa diciamo che è la gratificazione importante di tutto il lavoro che noi facciamo in ospedale. Sabrina, per caso hai qualche ricordo o aneddoto che ci vuoi raccontare e che ben racconta perché per te è importante e bello essere oggi donna medico? Ma diciamo che purtroppo sappiamo tutti benissimo che periodo stiamo vivendo, che difficoltà soprattutto noi nella sanità stiamo affrontando da ormai un anno a questa parte. Un esempio possono essere, dove poi esce forse anche un po' la sensibilità femminile, io ho un ricordo particolarmente intenso di un paziente durante la prima ondata Covid, dove io ero in un reparto Covid. Ho proprio nella mente un paziente, un uomo giovane, neanche cinquantenne, che è arrivato, è stato trasportato dagli ambulanzieri, è arrivato da noi in reparto Covid. È arrivato su una sedia a rotelle, non era più in grado di muoversi, non camminava, non si alimentava neanche da solo. E quando è arrivato, noi ovviamente tutti bardati, coperti, si vede soltanto gli occhi, io sono andata per accoglierlo, come facevamo insomma con tutti. E
l'ho guardato negli occhi e per la prima volta io poi non è che sono proprio una particolarmente sensibile, ma è un po' di scorza me la sono fatta in questi anni, soltanto guardandolo negli occhi mi sono messa a piangere. Infatti ho chiesto al mio collega, cartellalo tu perché io non ce la faccio. Qualche giorno dopo, questo stesso paziente mi ha detto, ma dott, perché comunque ti chiamano così, non sanno se sei uomo, se sei donna, come sei, e mi dice, ma io ti ho fatto piangere. E io gli ho detto, sì, sei la prima persona che mi fa piangere. Mi fa, perché? Gli ho detto, perché io ti ho guardato negli occhi e ho capito per la prima volta che cos'è la paura. Ho visto proprio gli occhi della paura. E lui mi ha detto, adesso che cosa vedi? Gli ho detto, no, adesso sei più tranquillo. E mi fa, sì, sono tranquillo perché voi mi avete dato la tranquillità, mi avete aiutato. Insomma, in questo caso ho capito che la sensibilità forse femminile ha avuto la prevalenza su quello che invece l'essere il medico un pochino più risoluto. Prima volta che mi capita di, insomma, versare qualche lacrima proprio davanti a un paziente. Grazie Sabrina per questa testimonianza molto toccante. Passiamo ad Grazie a voi. Adriana. Benvenuta Adriana e grazie anche tu per aver aderito alla nostra iniziativa. Allora, Adriana, donna ovviamente gorlese, è avvocato civilista e coach professionista. È laureata in giurisprudenza e oltre ad essere un legale, Adriana è anche moglie e mamma di due splendide ragazze. Quindi adesso passiamo subito alla prima domanda. La professionalità femminile in un ruolo così delicato è un valore aggiunto? Ma allora, secondo me dobbiamo incominciare a metterci d'accordo sul termine femminile. Direi che è già emerso nella prima intervista. Mi sembra che possiamo concordare sul fatto che si tratti di quelle azioni e quelle modalità che creano un ponte verso le persone, quelle che chiamiamo ascolto, empatia, accoglienza, cura, che in realtà appartengono a tutte le persone, donne e uomini. Però c'è da dire che storicamente noi donne le utilizziamo da tanto tempo e forse con maggior disinvoltura ed efficacia che gli altri uomini. Il mio ruolo è generalizzando, è quello di risolvere sostanzialmente problemi relazionali. Chi arriva nel mio studio ha un problema e genericamente ha proprio un problema di relazioni. Vuole conoscere innanzitutto qual è la latitudine di questo problema, la sua posizione giuridica, per esempio, e poi risolverlo. Quindi a me sta accoglierlo, in prima battuta accoglierlo, ascoltare, analizzare la situazione in modo da arrivare a dare l'interpretazione, quella che noi chiamiamo l'interpretazione giuridica dei fatti, che mi raccontano, per poi arrivare a stabilire quali possono essere i mezzi per cui giungere, con i quali giungere ad una risoluzione di questo problema, da una causa in tribunale ad una negoziazione assistita, quindi magari un accordo, una negoziazione con l'altra parte, oppure ad una mediazione, un terzo mediatore. Senza dimenticarmi mai che quella che per me è una situazione giuridica e io la analizzo in prima battuta come tale. Per il cliente è vita vissuta, quindi il cliente deve essere sostenuto nelle scelte e nella gestione di alcuni rapporti, senza perdere di vista il fatto che comunque la decisione spetterà a lui, ma che il cliente ha tutte le risorse per venirne fuori al meglio. E quindi occorre che abbia chiaro il suo obiettivo verso, cioè che cosa vuole ottenere in futuro, come si proietta nel futuro. Perché normalmente il cliente tende a guardarsi alle spalle, a rimanere con lo sguardo girato verso il passato: è successo quest'altro, è colpa di questo, è colpa di quest'altro, e ripete sempre ed entra in quel loop. Nel momento in cui il cliente riesce a voltare lo sguardo, puntarsi verso il futuro, creare un progetto per sé, allora riesce a venire fuori dalla situazione veramente, cioè emotivamente è in grado di risolvere la questione. Quindi obiettivo e strada per arrivare.
Adriana, tu hai parlato di due termini, hai utilizzato due termini, accoglienza e proiezione per il futuro. Come ti poni tu come donna avvocato nei confronti dei tuoi assistiti? Principalmente in modalità ascolto. Questa è veramente la cosa più importante. Dobbiamo tenere presente che le persone che arrivano nello studio normalmente di un legale sono particolarmente stressati e abbattuti, soprattutto se si tratta di questioni relative al diritto di famiglia. Quindi, la tendenza loro sarebbe quella di scaricare tutto sul tavolo dell'avvocato. E dire, avvocato, cortesemente ci pensi lei, mi restituisca il problema risolto. Di fatto non va proprio così. Bisogna analizzare, bisogna capire, bisogna cercare. Tante volte il cliente omette di dire dei fatti importantissimi, per cui bisogna scandagliare con grande pazienza, riuscire ad avere tutti gli elementi, in modo da riuscire a valutare quali sono le opzioni concrete per uscire da questa situazione? Ancora una volta lo dico, tante volte non si può fare altro che arrivare ad un processo. Ci sono delle situazioni che richiedono di andare, ma con la massima urgenza, in tribunale. Ci sono altre situazioni invece in cui si può trattare con l'aiuto di consulenti magari, quindi di tecnici specializzati, dal geometra al commercialista, al notaio. Oppure ci sono le volte in cui invece è opportuno fare intervenire un terzo nel procedimento che si chiama mediazione, quindi un terzo super partes, perché il cliente ha bisogno di avere il riferimento di qualcuno che gestisce e che regola i rapporti tra le parti, si sente meglio e allora lì può uscire quella che è la soluzione della controversia. Quindi occorre veramente arrivare a conoscere bene il cliente, a capire come si muove. Anche quanto stress sa sostenere, perché una situazione di contrasto in una battaglia giudiziaria richiede anche una buona resistenza allo stress, perché il cliente tutte le volte chiede, sa anche solo che non, anche se non deve partecipare, ma sa che ci sarà l'udienza del suo processo, viene assalito da ansie infinite, per cui bisogna comunque considerare e rispettare questa situazione. E capire bene quali sono i punti di forza, i punti di debolezza, quali sono i rischi di una determinata azione impostata in un certo modo. E comunque occorre sempre tenere presente che per il cliente sarà faticoso e spesso doloroso gestire questa situazione, ma che la vita continua a fluire. E quindi se le idee sono chiare e se c'è determinazione, si arriva ad una conclusione perché i clienti hanno tutte le risorse dentro di sé per risolvere al meglio quelle che sono i loro problemi. Questo è proprio una cosa che mi sento di restituire subito. Il cliente ci arriva dopo, quando la situazione è decantata, ha avuto una risoluzione, guardandosi alle spalle dice: però avvocato, è una fatta di strada, non è andato tutto a catafascio. Siamo riusciti ad ottenere un risultato e quello per me è il momento più bello. Ma ti capisco anche da quello che stai dicendo, comunque quanto è importante anche il tuo lavoro da coach. Però adesso ti faccio un'altra domanda. In che modo è gratificante per te, come donna, essere oggi avvocato? E se ci racconti un'occasione particolare in cui lo è stato in modo assoluto, se ti viene in mente qualcosa. Ma io devo dire che, soprattutto come avvocato e anche come donna, mi sento molto, molto felice quando vedo che i clienti, uomini e donne, sono riusciti a riprendersi in mano la loro vita. Questo, secondo me, è la cosa più importante. Magari a gestire i rapporti con i figli, con l'altro genitore, ritrovando le proprie competenze, riuscendo a farle valere, riuscendo a stare nella relazione con l'altro, riuscendo a riprendere l'autorevolezza con i figli. Quindi riuscire magari attraverso l'imposizione, prima di regole rigide, le regole della separazione, quelle che io continuo a ripetere, sono le regole per il futuro, non sono una prova di forza. Dobbiamo trovare ognuno quello che
vuole e quello di cui ha bisogno e quello che vuole e come vuole programmare la sua vita. Allora magari con trattative, magari complicate, magari faticose, riusciamo a stabilire che occorreranno determinate regole. All'inizio della separazione vanno un po' imposte, perché magari uno tende a vedere qual è lo spazio di manovra, vanno imposte. Quando poi si raggiunge invece si riprendono la vita nelle loro mani, allora le regole possono essere modificate a piacere perché c'è l'accordo, ma perché c'è una relazione sana che riesce a gestire i rapporti. Una cosa particolare che mi ricordo è stata una situazione bruttissima, per cui io difendevo un uomo. E ho dovuto chiedere il provvedimento di allontanamento immediato dall'abitazione della famiglia da parte della madre, perché stava dando in escandescenza, aveva degli atteggiamenti che erano pericolosi anche per l'equilibrio del figlio. E quindi, ottenuto il provvedimento di allontanamento dalla madre, abbiamo iniziato subito una separazione dura, con l'addebito, con narrazioni di fatti pesanti. Ma che cosa è successo? Io mi sono trovata davanti alla controparte, l'avvocato della signora, e mi sono trovata davanti a un giudice. Abbiamo fatto squadra. Quindi abbiamo iniziato a lavorare assieme, abbiamo tenuto sotto controllo la situazione, cedendo da una parte, cedendo dall'altra, il giudice concedendoci dei rinvii per delle incombenze che non erano proprio esistenti, quindi però ci dava il tempo di rivedere il processo, rivedere i rapporti, relazionare a lei, così c'era sempre il controllo del giudice. E siamo riusciti pian pianino a riportare la situazione in canoni di sicurezza. La signora è dovuta andare in comunità e ci è rimasta per un certo periodo, però non ha perso i rapporti col figlio. E ha comunque mantenuto, anche attraverso delle figure di famiglia che ha fatto da ponte, il rapporto col marito. E quindi quando poi è uscita dalla comunità, è riuscita a collocarsi fuori dalla casa, però anche con un lavoro suo, e poi è riuscita a riprendere bene i contratti, i rapporti, sia con il figlio, sia con il padre, e anche a programmare delle cose per il bene del figlio. Lì veramente ho sentito la squadra di donne. E ho vissuto questo risultato che mi ha veramente dato tanto, cioè ancora adesso lo ricordo con un certo orgoglio. Penso che siano anche quelle cose che ti porti dentro per tutta la vita, che ti danno un valore aggiunto al tuo essere donna e al tuo essere professionista, senza dubbio. Facciamo un piccolo break, diciamo, così molto più goliardico, interrompendo un po' racconto di Adriana. Mostrandovi un breve spezzone del backstage, della mostra dove, le nostre 55 donne sono state fotografate. Speriamo di essere fortunati perché avevamo qualche problema su questo video, quindi, chiedo a Pietro di mandarlo in onda. Eccoci qui. Non siamo stati molto fortunati, il video è andato un po' a singhiozzo,
Lo posteremo domani e lo potrete vedere in versione normale. Pazienza, è il bello della diretta. Passiamo ora ad intervistare Anna Pagani. Buonasera Anna. Ti Buonasera. ringrazio di aver aderito sia all'iniziativa Gorla in Donna sia di essere qui con noi per fare quattro chiacchiere. Grazie. Anna Pagani è giornalista, ex coordinatrice della scuola materna Candiani, è stata assessore alle politiche sociali, alla salute e alla famiglia, ma soprattutto Anna Pagani è scrittrice. È laureata in scienze politiche e, oltre ad essere scrittrice, Anna è moglie e ha due figli, un maschio e una femmina. Anna, l'aver realizzato la stesura e la pubblicazione del tuo primo romanzo, Fino in fondo, che è uscito qualche mese fa e che hai presentato nel mese di settembre, cosa ha aggiunto alla tua vita? Allora, la realizzazione di questo romanzo è stato un po' un sogno che si è compiuto. Come giornalista penso di sapere come scrivere un determinato articolo, stando ben attenta alle notizie, alla novità, avendo attenzione dalle persone che si ha di fronte nel momento in cui vai a intervistarle. In un certo senso mi ritrovavo in quello che diceva anche Adriana, perché quando fai un'intervista, a volte le persone tendono a far vedere un determinato aspetto, poi è anche giusto andare ad ascoltare un'altra persona, la controparte, per capire come si sono svolti in realtà gli avvenimenti. Quindi, come giornalista, pensavo di saper scrivere, penso di saper scrivere un articolo. Mi è capitato anche di scrivere, dei comunicati stampa, sia come assessore. E anche in questo caso bisogna dare una notizia ben precisa, bisogna saper dare quell'informazione corretta che deve essere importante e che deve essere segnalata per i cittadini. Scrivere un romanzo invece è una cosa completamente diversa, perché non è sufficiente, non basta saper scrivere, ma bisogna avere una buona idea. Ma anche una buona idea non è sufficiente, perché una buona idea deve avere un inizio, deve avere uno sviluppo, deve avere una conclusione. Ma oltre alla buona idea ci devono essere anche dei personaggi che in un certo senso ti ispirano, in cui le persone possono identificarsi. E nel mio romanzo io parlo proprio di due donne, di Giulia e di Camilla, due donne completamente diverse. Però diverse persone che hanno letto il mio romanzo mi hanno detto: guarda, in alcune cose, in alcuni passaggi mi sono identificata con le tue protagoniste. E quindi rientra un pochino anche il saper scrivere il discorso dell'empatia e del suscitare emozioni, del raccogliere anche le emozioni delle persone. Infatti, mentre stavano parlando sia Adriana che Sabrina, io prendevo nota perché avete usato alcune frasi molto belle. Non è detto che magari le possa riutilizzare in qualche cosa, perché comunque lo scrivere è questo: lo scrivere è il raccontare con dei personaggi belli, con dei personaggi in cui ci si può rispecchiare, con anche uno stile che sia uno stile piacevole, perché se è uno stile troppo ridondante, con dei periodi lunghi, la storia può essere bella, il personaggio può essere accattivante, però dopo 3 secondi chiudi il libro e lo lasci lì. Quindi in un certo senso l'aver realizzato questo romanzo è stato un po' un mettere una targhetta nel dire: avevo questo obiettivo. Con calma, perché comunque ho iniziato a scriverlo nel 2015, l'ho scritto tra il 2015 e il 2016, poi l'ho lasciato un po' decantare, l'ho lasciato nel computer, l'ho lasciato nella chiavetta, e l'avere incontrato due editrici donna che mi hanno supportato, che mi hanno detto: secondo me potrebbe essere un bel romanzo, è stata un'ulteriore spinta per realizzare questo piccolo sogno. Quindi è stata tutta una storia un po' al femminile, visto che questa sera è la serata appunto dedicata alle donne. Una scrittrice, le protagoniste sono due donne e anche l'editore non è un editore uomo, ma sono due donne che mi hanno supportato in questo viaggio.
Anna, tu hai fatto appunto, dici sempre due donne, quindi Giulia e Camilla. A me piace molto anche la zia Grazia, Sì, onestamente, quando l'ho letto, a me piace molto. Queste sono le donne che emergono, giusto, e vivono in questo romanzo. Ma quale parola o aggettivo sceglieresti per identificarne ognuna di loro? Il motivo, perché? Allora, la storia è proprio una storia a due voci. C'è Giulia, che è una signora di 52 anni, una signora bene, una signora che è un architetto, ma in questo momento non segue la propria professione, si è dedicata completamente alla propria famiglia ed è presidente di un'associazione che si occupa di cultura e di solidarietà. Ha una figlia che si chiama appunto Camilla, che ha 17 anni, che è una figlia nel pieno della propria adolescenza, quindi innamorata della vita, innamorata delle proprie amiche, vuole uscire con le proprie amiche, ama le feste, ama avere diversi ragazzini. E mentre Giulia è molto precisa, molto controllata, ha sempre un piano A, un piano B, un piano C. Camilla è l'effervescenza, è l'adolescenza nel suo pieno e nel suo vivere. Ovviamente tra Giulia e Camilla non sempre le cose vanno bene, perché molto spesso ci sono dei litigi, come è tipico anche dell'adolescenza, e a fare un po' da paciere subentra il padre di Camilla, che è Edoardo, che è un imprenditore stimato, un marito amorevole. A un certo punto, in Giulia e Camilla, nella vita di Giulia e Camilla, avviene una curva improvvisa, un avvenimento particolare che cambia e ribalta completamente le loro vite. Giulia, che era la madre attenta, la madre determinata, la madre precisa, inizia un percorso di lenta discesa. Al contrario, Camilla, che sembrava la ragazza un po' con la testa per aria, invece diventa una ragazza più matura e dimostra la propria maturità, la propria grandezza, i valori che comunque le sono stati insegnati. Appare ad aiutare queste due donne, interviene la zia Grazia, che è un personaggio a sua volta completamente diverso, perché è una persona schietta, una persona di fede, una persona che non le manda dire. Ed è una persona che però riesce con grande empatia a raccogliere queste due donne e la nipote e a rimettere in un certo senso su un binario. E ben presto si aiuteranno tutte e tre, ma in particolar modo Giulia e Camilla riusciranno a comprendere che la realtà attorno a loro non è così chiara e vorranno andare fino in fondo, come appunto il titolo appunto. Il titolo del mio romanzo, che è Fino in fondo. Ho scelto il volto di questa ragazza, che è un volto determinato. Tu mi hai chiesto gli aggettivi. Secondo me, in tutte e tre le donne c'è questo aggettivo che ricorre, ed è la determinazione. Questo volto di questa ragazza è un volto molto, molto determinato, molto sicuro e soprattutto un volto che sa andare oltre, che sa cercare una motivazione e sa infondere anche speranza. E secondo me proprio la tenacia è un po' la caratteristica di tutte queste tre donne, anche se subisce un mutamento, anche se i loro personaggi subiscono delle variazioni, incontrano la difficoltà, ma di fronte alla difficoltà non si fermano e sanno andare oltre. Beh, determinazione mi sa che sarà uno degli aggettivi che mi dirai perché ti volevo fare questa domanda. Di tutti gli aggettivi con cui tu hai appena descritto le due protagoniste e la zia Grazia, quale più ti appartiene? Sì, sicuramente c'è determinazione, nel senso che questo era appunto un sogno che è rimasto nel cassetto, è rimasto un po' nella chiavetta per un po' di anni e poi si è realizzato. Di conseguenza la determinazione è anche un po' un atteggiamento che mi appartiene e spero che appartenga anche un po' alle donne. Le donne che io ho descritto in questo romanzo sono tutte e tre donne determinate. Adesso sto scrivendo un secondo romanzo dove la protagonista è sempre una donna, ma se posso spoilerare una cosa dicendo che se le tre protagoniste del primo romanzo erano tre donne determinate, forse la donna di cui sto scrivendo adesso è una donna invece in cui c'è maggiore fragilità,
E quindi è una protagonista completamente diversa. Allora, passiamo all'ultima domanda che è identica per tutte e tre. Io inizierei da Sabrina, Adriana e Anna. Cosa vuol dire essere donna nel 2021? Quindi la stessa domanda che abbiamo fatto a Giusy Versace, adesso tocca a voi. Ma inizio io. Dunque, purtroppo devo dire che essere donna medico nel 2021 vuol dire che ancora oggi purtroppo capita di entrare nelle camere del paziente, indipendentemente da chi ci può essere nel letto, uomo, donna, giovane, vecchio. Capita ancora che purtroppo se io entro nella camera, magari accompagnata da un ragazzo appena laureato, uno specializzando al primo anno, e quindi è evidente, insomma, chi ha un po' di esperienza, sono io, ancora oggi nel 2021, a me viene detto buongiorno signora, e al ragazzo di 25-26 anni dicono buongiorno dottore. Ecco, questo purtroppo è un pochino l'amarezza che da donna e da medico viene fuori, cioè che ancora oggi ci sia questa tendenza a riconoscere una professionalità soltanto in base al sesso. Ecco. Poi io la tramuto in tutta una sceneggiata, entro, esco dalla camera fino a che non si capisce chi comanda. Però nella realtà purtroppo c'è ancora questo atteggiamento e devo essere sincera, da fastidio soprattutto quando poi arriva da delle donne, insomma. Questo è essere donne medico nel 21. Adriana. Ma io devo dire, io ringrazio il cielo di vivere in quest'epoca e di vivere da questa parte del pianeta, perché come donna mi sento decisamente più al sicuro delle donne che vivono in altre zone, che sicuramente vivono una differenza, una discriminazione veramente pesante. Per quello che riguarda il lavoro, sono sempre contenta di vivere in questo momento storico, perché in realtà il lavoro grosso di empowerment, se vogliamo, l'hanno compiuto le donne della generazione prima, coloro che hanno dimostrato che un avvocato donna, aveva esattamente le stesse capacità degli avvocati uomini. E che hanno passato tutto quel periodo, quel primo periodo, in cui andavano in tribunale e venivano guardate come se fossero necessariamente, santo cielo, le segretarie di qualcun altro, dov'è l'avvocato? No, l'avvocato sarei io. Queste cose a me non sono capitate, fortunatamente. Ogni tanto è capitato, sì, che qualche avvocato anziano provasse a dire signorina, ecco, uno dice no, sono una collega, no, e allora riprendevano. Piuttosto che mi è capitato di essere che mi ci si rivolgesse, che mi si rivolgesse il cliente della controparte, la controparte, come dottoressa, mentre al collega veniva attribuito naturalmente il titolo di avvocato, però anche lì è bastato dimostrare un certo irrigidimento per cui l'avvocato collega immediatamente segnalasse al cliente che non era il caso e che doveva rispettarmi come avvocato perché ero tanto avvocato quanto lui. Quindi alla fine io non ho vissuto tanto la discriminazione, anche perché oramai le donne hanno doppiato il numero degli uomini nella professione legale. Poi un'altra questione rimane la redditività donna-uomo, che è completamente diversa, per cui ancora siamo ben lontani dalla parità. Però devo dire, la parte più pesante ce la possiamo dire che l'abbiamo messa alle spalle, ecco. Grazie Adriana. Anna? Allora, a me verrebbero due frasi da dire. La prima è che ci sono ancora dei lavori in corso, nel senso che qualcosa è stato fatto. Mi viene in mente
Una persona che ultimamente è andata molto spesso sui giornali di cui abbiamo sentito parlare, che è Marta Cartabia, che è diventata appunto il nuovo ministro di giustizia. Lei è stata la prima donna che è diventata presidente, per quanto riguarda la Corte Costituzionale. Quindi, guardando lei, ho l'aspettativa e ho la speranza che qualcosa di buono, che qualcosa di bello, un passettino ulteriore per le donne sia stato fatto. Se guardo però il governo attuale, nel governo attuale le donne comunque sono ancora una minoranza, sono ancora un 30%. Non abbiamo mai avuto una Presidente della Repubblica donna, non abbiamo mai avuto una Presidente del Consiglio donna, quindi il lavoro da fare, è ancora tanto. Non abbiamo ancora rotto quello che viene definito di solito, il soffitto di cristallo che le donne non riescono ancora a scalfire. E questo da un lato. Dall'altro lato, mi piacerebbe davvero che le donne portassero quella luce all'interno del tunnel. Viviamo in un periodo in cui c'è tanta paura, c'è tanto dolore. Prima Sabrina diceva giustamente che si è commossa perché ha visto un suo paziente con uno sguardo di paura. E io spero che le donne invece riescano a portare un minimo di luce, un minimo di speranza in questo momento così difficile, così doloroso. Mi viene in mente un'altra persona di cui si è parlato anche in questo caso sui giornali, che è la dottoressa, l'anestesista di Codogno, che è stata la prima che sul famoso paziente numero uno ha deciso di attuare il tampone Covid, cosa che adesso ormai sembra una cosa normale, ma in quel momento il tampone Covid non veniva fatto se non a determinate condizioni, se non il paziente era stato in contatto con altre persone che avevano contratto la malattia o se non che provenisse dalla Cina. Di conseguenza lei ha avuto questa intuizione di fronte ad una persona in difficoltà, dove la scienza non sapeva che cosa fare, di andare oltre il protocollo. E io vorrei tanto che le donne continuassero ad avere questa intuizione, continuassero ad avere questa speranza e fossero davvero portatrici di una luce in questo buio e in questo momento di difficoltà. Se mi permettete, vorrei leggere proprio velocemente soltanto due righe, che sono due righe molto antiche, che sono tratte dalla lettera di Lucilio di Seneca. E Seneca dice così: tu concentrati sul bene. Succede spesso che la mente si riempia di pensieri ingannevoli. Temiamo tutto quello che si può temere. È qui che deve aiutarti la razionalità, è qui che deve respingere la paura, anche quella fondata, con la forza d'animo. Osserva bene paura e speranza, e ogni volta che sarai nell'incertezza, fatti un favore. Abbi fiducia in ciò che ti fa sentire meglio. Forse la paura avrà più cose da dire. Tu comunque scegli la speranza. Ecco, il mio augurio per questa festa delle donne è che le donne sappiano portare la speranza e sappiano sempre scegliere la speranza. Sabrina, Anna, Adriana, vi ringrazio per la vostra testimonianza e vi ringrazio di averci dedicato questo tempo, questa serata. Sabrina, Anna e Adriana sono tre donne gorlesi, sono tre talenti gorlesi che hanno partecipato alla mostra Gorla in Donna. Oltre a loro ci sono state altre 52 donne che voglio farvi vedere in questo video, e che vogliono per sottolineare il valore aggiunto che abbiamo a Gorla Maggiore e ciò che di bello e di buono noi abbiamo sul nostro territorio. Voglio far vedere questo video, prego Pietro di mandarlo in onda. Grazie. Grazie.
Rieccoci allora per i saluti finali. Come avete potuto vedere, le foto in bianco e nero comunque avevano, ogni donna aveva un elemento che caratterizzava il loro lavoro. Poi alla mostra, quando verrete a vederle, ne vedrete altre. Quindi per ultima volta ringraziamo Sabrina, Adriana, Anna e il nostro sindaco che per questa sera ha fatto da valletto a tutte noi. Ringraziamo infinitamente tutte le 500, scusate, 500 erano un po' troppe, 55 donne che hanno aderito all'iniziativa, iniziativa che speriamo sia la prima di un percorso ben più ampio. Ringraziamo la nostra fotografa Monica Albè, che ha prestato la propria professionalità a titolo gratuito, l'associazione Intesa e la nostra madrina Giusy Versace. Ringraziamo infine Simona Zaffino, Patrizia Zanetti e Cinzia Valenti per il supporto e il sostegno nell'ideazione e la creazione dell'evento. Quindi vi aspettiamo numerosi alla mostra appena le condizioni lo permetteranno e vi informeremo attraverso i canali social, i gruppi WhatsApp che so essere infiniti nel tema e anche ovviamente sui mezzi stampa appena sarà possibile appunto inaugurare questa mostra che è già pronta, è già tutta pronta alla Torre Colombera. Durante la mostra sarà inoltre possibile fare delle foto, sarà predisposto un set fotografico dove Monica Albè, la nostra fotografa, farà delle fotografie a chiunque volesse diciamo immortalarsi e il ricavato verrà devoluto ad un progetto in supporto alle donne vittime di violenza. Quindi vi invitiamo tutti a partecipare e a vedere le nostre 55 meravigliose donne. Con questo vi saluto, passo la parola al sindaco Pietro Zaffamiglio e ringrazio le nostre ospiti e le nostre 55 partecipanti alla mostra Gorla in Donna. Grazie. Grazie a voi, grazie di questa iniziativa, grazie ad Anna, Adriana, Sabrina, Susi e Antonella. Mi associo ai ringraziamenti a tutte le donne che hanno condiviso e partecipato a questo evento e a questa iniziativa. Grazie anche a Giusy Versace per la sua disponibilità, proprio tra l'altro in un momento molto particolare anche della sua vita. E, grazie davvero di cuore. Vi ricordo e ne approfitto che ci vedremo per chi vuole lunedì sulla mia pagina personale per il GM News e poi il 17 di marzo alle ore 21 continueremo il nostro percorso con Ingi Focus, questa volta nel solco del percorso sulla carità all'opera e il nostro ospite sarà Don David del carcere di Busto Arsizio che porterà l'esperienza di una bellissima opera che lui ha cominciato ormai un anno fa, proprio qui vicino al confine con Gorla Maggiore, nell'edificio dell'ex Candiani, proprio per ricordare anche Etta Candiani, e proprio in questo edificio è nata la Valle di Ezechiele, di cui vi parleremo il 17 di marzo. Grazie a tutti e a presto, alla prossima. Un saluto. Buona serata.